Indagine conoscitiva, gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone. Audizione della Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in merito alle politiche relative all'immigrazione, asilo ed Europol, anche a fronte della diffusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Avverto, colleghi, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming con modalità sperimentale sulla web TV della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno reca l'audizione della Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, in merito alle politiche relative all'immigrazione, asilo ed Europol, anche a fronte della diffusione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. La ministra, accompagnata dal prefetto Riccardo Carpino, direttore dell'Ufficio Legislativo e Relazioni Parlamentari, che saluto e ringrazio, dalla dottoressa Antonietta Orlando, direttore dell'Ufficio Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno. Trattandosi di un'audizione formale, collocata nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso, di essa sarà redatto un resoconto stenografico. Io ringrazio il Ministro per la disponibilità, per la presenza di fronte alla nostra bicamerale, di fronte al nostro comitato parlamentare. Ministro, noi arriviamo da una missione ufficiale del comitato che si è tenuta settimana scorsa in Sicilia con una delegazione di parlamentari. Ci siamo recati a Pozzallo, a Porto Empedocle e a Lampedusa. Le faremo avere la relazione che verrà validata anche da una successiva riunione del nostro comitato parlamentare. In sintesi, mi sento di portarle alcune considerazioni e alcune richieste. Siamo stati a Pozzallo, all'hotspot. Abbiamo parlato con gli operatori, con gli agenti delle forze dell'ordine, abbiamo verificato come lavorano. E loro lavorano veramente bene, con grande professionalità. Abbiamo portato il saluto, il ringraziamento e abbiamo abbracciato per conto della nostra bicamerale del Parlamento i nostri uomini in divisa, forze dell'ordine, ma anche i nostri militari dell'operazione Strade Sicure. Da Pozzallo portiamo a casa una richiesta che le rivolgiamo, che le rivolgo, di implementazione degli organici e dei militari dell'operazione Strade Sicure, ma anche delle forze dell'ordine. Stessa richiesta la portiamo per quanto riguarda la visita che abbiamo avuto a Porto Empedocle, sottolineando nelle due tappe, nei due ambiti delle nostre visite con la nostra delegazione, la grande professionalità dei prefetti e dei questori che operano in quelle aree. A Porto Empedocle insomma, ci siamo svegliati con il primo caso positivo relativo a un migrante ospitato sulla Moby Zaza e ha seguito nel corso della mattinata un accertamento riguardo 28 casi positivi sulla stessa nave. Ci siamo assicurati dello stato di quarantena per quanto riguarda la Sea-Watch, ma anche degli esami diagnostici a mezzo tampone per l'equipaggio, e di cui poi le chiediamo ora gli eventuali insomma, che esiti hanno dato anche questi esami. A Lampedusa, durante il corso della nostra permanenza, in 24 ore si sono registrati 300 arrivi di migranti. A Lampedusa è nato anche un comitato spontaneo, abbiamo incontrato il sindaco, abbiamo incontrato le varie autorità. È nato un comitato spontaneo di cittadini, li abbiamo ascoltati, li abbiamo incontrati anche nella piazza principale di Lampedusa. Abbiamo avuto modo di navigare con la nostra Guardia di Finanza su una delle loro motovedette, accompagnati anche dalla Capitaneria di Porto, e anche per Lampedusa le chiedo, Ministro, di valutare l'opportunità di aumentare gli organici delle
delle forze dell'ordine e dei militari che lavorano sull'isola. Le porto la voce anche del sindacato autonomo di polizia che abbiamo incontrato, che chiede di modificare le procedure agli sbarchi, ovvero di procedere prima agli accertamenti sanitari e poi alle operazioni di fotosegnalamento che vengono effettuate da parte degli operatori di polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine per garantire, diciamo, una maggior sicurezza dal punto di vista sanitario per gli operatori di polizia. Atterro oggi dalla Sardegna, le porto la voce anche del popolo sardo, proprio oggi anche l'Unione Sarda, poi le trasmetterò la rassegna stampa che avrà sicuramente già a disposizione, registra e racconta di numerosi sbarchi che si sono verificati sulle coste del sud Sardegna, del Sulcis. C'è stato il primo sbarco nella città, nel porto di Cagliari. C'è una situazione, come sa, tensionata e delicata e problematica nel CPR di Macomer e dei casi positivi sono ospitati al centro di Monastir. Io le chiedo, Ministro, anche delle delucidazioni per quanto riguarda. Prima ovviamente di darle la parola per la sua relazione, per la sua dizione, poi successivamente ai colleghi chiedo sull'ordine dei lavori 3 minuti ognuno perché alle 15 iniziano i lavori alla Camera dei Deputati. Signor Ministro, le chiedo delle delucidazioni per quanto riguarda il decreto emanato 7 aprile 2020, articolo 1, in cui sono stati decretati i porti chiusi e articolo 1 recita: per l'intero periodo di durata dell'emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del virus Covid-19, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di place of safety, luogo sicuro, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell'area SAR italiana. Personalmente, anche nelle missioni a cui ho avuto modo di guidare e di partecipare in Sicilia, le esperienze che ho avuto in questi giorni anche in Sardegna, ma in Sardegna parliamo dei barchini e di un'altra situazione riguardo agli sbarchi dall'Algeria, tornando alla Sicilia, ho avuto modo anche di verificare che questo decreto non viene rispettato ed è questo le chiedo, insomma, le chiedo conto e chiediamo delle spiegazioni e delle risposte assolutamente concrete rispetto a un'emergenza, un problema che stiamo vivendo sulle coste italiane e ai confini del nostro paese, ma ai confini esterni anche dell'Europa. La ringrazio ancora per la presenza. A lei la parola, Ministro. Grazie. Grazie Presidente, rivolgo il mio saluto oltre che a lei, ai senatori e deputati componenti di questo organismo parlamentare, ringraziando per l'invito che mi è stato rivolto, che mi consente anche di continuare un rapporto proficuo di collaborazione con la Commissione, presso cui già sono stata audita nel novembre, se non sbaglio, del 2019. Intendo svolgere il mio intervento soffermandomi dapprima sul sistema di accoglienza, anche in relazione alle varie situazioni che il Presidente ora ha rappresentato e sulle misure intraprese in conseguenza del virus, per poi sviluppare uno specifico focus sulle politiche migratorie, con particolare riferimento alle iniziative che abbiamo intrapreso anche a livello europeo. Da ultimo, ma non per importanza, il tema dello spazio Schengen, anche soggetto di richiesta di chiarimenti della Commissione, segnato sia nelle frontiere interne che esterne dall'emergenza sanitaria,
e voglio ricordare anche la tempestività che ha consentito all'Italia di rispettare l'obiettivo di aprire, la circolazione, la libera circolazione all'interno dello spazio Schengen alla data prefissata del 3 giugno, facendo anche da apripista rispetto agli altri paesi europei. La gestione del sistema di accoglienza è stata negli ultimi mesi orientata all'applicazione delle misure di contenimento dell'emergenza coronavirus Covid-19, in particolare ad una fase di prima assistenza materiale e sanitaria effettuata presso i 4 hotspot, Lampedusa, Pozzallo, Taranto e Messina, con una ricettività complessiva di 640 posti. Segue l'accoglienza di primo livello presso i centri dislocati su tutto il territorio nazionale, dove vengono garantiti i servizi essenziali. Alla data del 16 giugno, quindi di qualche giorno fa, risultano attive, ma ancora oggi, 10 strutture di accoglienza, di prima accoglienza, e 4.963 strutture di accoglienza temporanea e CAS, di cui tutti sappiamo l'esistenza, che registrano una complessiva presenza di 62.613 persone. E voglio evidenziare anche una diminuzione rispetto al medesimo periodo del 2019, sia con riferimento alle strutture, perché abbiamo un meno 33%, sia con riferimento ai migranti ospitati, perché abbiamo meno il 26% di migranti, di presenze. La seconda fase d'accoglienza viene garantita all'interno del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale minori, il SIPROIM, che ha sostituito, come voi sapete, lo SPRAR ed è gestito dai comuni con una capillare presenza su tutto il territorio nazionale. Alla data del 31 maggio scorso risultano presenti nel SIPROIM 22.299 migranti. Durante tutto il periodo emergenziale i prefetti sono stati sensibilizzati sulle misure da adottare nel settore, sia in relazione all'ipotesi di nuovi arrivi di migranti che alle persone già accolte nelle strutture. Si è trattato di misure che in alcuni casi hanno richiesto l'adozione di apposite disposizioni di legge, di circolari e come anche di un'ordinanza di protezione civile quando è stata recuperata una nave per poter far fare la quarantena ai soggetti che nel frattempo erano arrivati sul territorio. Per tutti i migranti accolti è stata disposta la misura, ma questo devo dire fin dal febbraio, quando ancora non c'era l'obbligo della quarantena. Noi sin dal febbraio 2020 abbiamo adottato il sistema della quarantena di 14 giorni dell'isolamento per tutti quelli che arrivavano sul territorio. Ed è stata assicurata questa misura non soltanto per gli arrivi terrestri, ma anche non soltanto per gli arrivi via mare, ma anche terrestri, perché abbiamo anche tutto l'arco dalla Slovenia, quindi abbiamo dai Balcani, la rotta balcanica, abbiamo anche lì degli arrivi. E soltanto al termine del periodo di isolamento e sempre laddove non fossero emersi casi di positività, i migranti sono stati trasferiti in altre strutture di accoglienza previa certificazione sanitaria. D'altra parte i prefetti procedono nella loro attività sempre d'intesa con le ASL per una sistematica organizzazione degli eventi. È stato chiesto anche di garantire informazione ai migranti sui comportamenti da seguire, sia attraverso i mediatori culturali, facendo ricorso anche a personale, a materiale informativo predisposto dalle organizzazioni umanitarie, dall'OIM e dall'UNHCR.
sono state garantite anche delle condizioni di igiene personale, di pulizia degli ambienti congrue rispetto al sistema emergenziale, adottando tutte le misure per assicurare il rispetto del divieto degli spostamenti, nonché del divieto di assembramento anche durante l'ora dell'erogazione dei pasti. Sempre nell'ambito delle strutture di accoglienza è stata evidenziata l'esigenza di individuare degli specifici spazi all'interno dei centri in caso di necessità, proprio da destinare all'applicazione delle misure di sorveglianza straordinaria. Va segnalato che nell'ottica di una maggiore prevenzione è stata data anche indicazione ai prefetti di assicurare la prosecuzione dell'accoglienza anche di coloro che non avevano più i requisiti per permanere nei CAS, e questo proprio per evitare che potessero circolare liberamente, e quindi abbiamo fatto tutto in modo per arginare la diffusione del virus. E questa indicazione che noi abbiamo dato ai prefetti è contenuta, tra l'altro è stata attuata sulla base di una norma inserita nel decreto legge numero 18 del 2020 all'articolo 86 bis, proprio in relazione alla situazione emergenziale. La stessa disposizione ha previsto anche la prosecuzione di progetti di accoglienza nel SIPROIM fino al 31 dicembre 2020. E voglio tra l'altro ricordare che con decreto, come dicevo prima, del capo della Protezione Civile, quale soggetto attuatore, è stato nominato il capo del Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione, che è stato tra l'altro recentemente audito anche da questo prefetto di Bari. Nelle more dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica volte ad individuare, come dicevo io prima, una nave per lo svolgimento della quarantena, è stato nominato soggetto attuatore, quindi prima del capo dipartimento per le libertà civili, il presidente della Croce Rossa Italiana, l'assistenza alloggiativa e la sorveglianza sanitaria dei 146 migranti soccorsi dall'Alan Kurdi, utilizzando proprio a tal fine la nave Rubattino che era stata individuata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo procedimento ha riguardato anche i 34 migranti che erano stati soccorsi dalla ITA Mari, quindi nell'immediatezza si è fatto ricorso a questo tipo di soluzione. Successivamente poi è stata, come dicevo, noleggiata la nave Moby Zaza con un contratto prorogato fino al 13 luglio prossimo. Però voglio davvero colgo l'occasione per rassicurare che tutti i migranti ospitati a bordo sono stati sottoposti sin dal loro arrivo a tutte le procedure previste dalle linee guida sul sistema di isolamento protetto come stabilito dal Ministero della Salute. Per i migranti giunti in modo autonomo, devo dire che ce ne sono, cioè parliamo dei barchini che vengono anche tipo quelli che sono arrivati in questi giorni in Sardegna, sono state individuate aree o strutture da adibire ad alloggio per periodi di sorveglianza sanitaria tramite le prefetture competenti. Nel caso di insufficienza delle strutture si è fatto ricorso laddove disponibile alla nave Moby Zaza. Per quanto riguarda la gestione dei servizi di sorveglianza sanitaria, è stato stipulato un accordo quadro con la Croce Rossa, al quale le prefetture delle regioni di sbarco fanno riferimento per regolare i rapporti e i servizi che vengono erogati. Su tale aspetto sono state date poi precise indicazioni alle prefetture con circolare recente del 16 giugno ultimo scorso.
Un cenno a parte va fatto per i sei centri CPR, i sei centri per il rimpatrio che sono presenti a Torino, Gradisca di Sonso, Roma, Brindisi, Bari e Macomer, con una recettività di circa 350 posti. Però in attuazione, essendo il numero limitato di posti attualmente disponibili, diciamo che in attuazione della legge, dell'articolo 19 del decreto legge numero 17, numero 13 del 2017, che prevede un ampliamento della rete dei CPR, in modo, anzi si prevedeva un CPR per ogni regione, è in corso l'individuazione di ulteriori strutture. Per gli stessi, quindi fermo restando l'indicazione fornite per tutti i centri di accoglienza, sono state diramate anche delle specifiche istruzioni ai prefetti relative allo svolgimento dei colloqui dei migranti presenti nei centri con le commissioni territoriali nel rispetto delle misure di contenimento del contagio. L'emergenza epidemiologica ha inciso anche sull'operatività di questi uffici e quindi sull'andamento delle decisioni adottate dalle commissioni territoriali che effettivamente hanno avuto in questo periodo di Covid un fermo proprio per evitare anche la vicinanza e il giusto il distanziamento. Infatti, dal 1 gennaio al 12 giugno 2020 sono state adottate 21.144 decisioni, di cui 2.268 riconoscimento dello status di rifugiato, 1.907 di protezione sussidiaria e 135 protezione speciale, mentre ci sono stati 16.384 dinieghi. Nel periodo di maggiore difficoltà, connessa quindi all'emergenza Covid, dal 13 marzo fino al 12 giugno sono stati decisi soltanto 4.243 casi. Tali decisioni sono state adottate, ove possibile, da remoto e hanno riguardato solo i casi in cui le audizioni dei richiedenti erano state già svolte prima dell'emergenza sanitaria. Il sistema di asilo è stato interamente dotato di dispositivi idonei alla prevenzione e al contenimento del contagio, che a breve consentiranno anche la ripresa di tutte le interviste, finalizzate alla valutazione delle istanze di protezione per ottenere la protezione internazionale, quindi è a breve che riprenderanno. Dall'inizio della fase 2 l'EASO ha ripreso a effettuare con cautela le interviste in loco e da remoto. Le commissioni stanno, come dicevo, gradualmente riprendendo la loro attività in diverse sedi. Per esempio, il 15 giugno sono state riattivate le audizioni dalle commissioni territoriali di Cagliari, Torino, Novara, Firenze e il 16 Verona. E entro la prima metà di luglio sarà prevista la ripresa di tutte e 20 le commissioni dei lavori di tutte e 20 le commissioni territoriali e anche delle 21 sezioni. Indubbiamente l'emergenza Covid ha influito anche sull'applicazione delle procedure di screening che è stata particolarmente raccomandata dal 31 gennaio al 29 di giugno 2020, quindi 31 gennaio, data in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, si sono registrati 163 eventi di sbarco, di cui 140 autonomi. Per un numero di migranti giunti sulle nostre coste dal gennaio a giugno pari a 5.466. Le principali 5.456, quindi parliamo dal 31 di gennaio. Le principali nazionalità di provenienza risultano essere la Tunisia, il Bangladesh, la Costa d'Avorio, il Sudan, l'Algeria e Marocco.
Ecco, gli eventi successivi alla dichiarazione di Malta, immediatamente dopo la dichiarazione di Malta del settembre scorso, sono stati gestiti, devo dire, in maniera maggiormente strutturata, anche in virtù delle procedure operative standard definite e concordate a livello europeo. Tali procedure sono articolate in distinte fasi che prevedono il fotosegnalamento e un primo check sanitario prima di procedere ai trasferimenti dei migranti nei paesi che avevano dato disponibilità all'accoglienza. Dette procedure prevedono anche la possibilità di procedere ad interviste ai ricollocabili da parte dei team dell'Agenzia dell'Unione Europea delle ASO e dal 1 gennaio 2019 al 25 giugno scorso le persone intervistate sono state 2081 e gli Stati europei hanno dato disponibilità complessiva per 1700 persone, tra le quali Francia 705, la Germania 698, Portogallo 150, Irlanda 43, Spagna 40. I richiedenti protezione internazionale trasferiti sono stati circa 700. Il trend dei trasferimenti è stato decisamente in crescita solo dopo l'accordo di Malta del 23 di settembre 2019, con un incremento pari all'86%. Prima di tale accordo, infatti, erano state ricollocate soltanto 85 persone. Tuttavia va anche detto che le procedure attualmente si sono bloccate perché sono state condizionate dall'emergenza del Covid che ha impedito i trasferimenti. Dall'inizio della cosiddetta fase 2 Covid sono riprese le attività preparatorie ai ricollocamenti e in tal senso l'Agenzia EASO ha ripreso con tutte le cautele necessarie ad effettuare le necessarie interviste. La Commissione ha avviato il coordinamento per la distribuzione dei migranti che erano stati salvati rispettivamente dalla Lancurdi 146 e Itamari 34 e di coloro che avevano superato il prescritto periodo ovviamente di isolamento sanitario sulla nave Rubattino e il 6 maggio scorso sono stati trasferiti nel CARA di Bari e risultano già intervistati dal team EASO e quindi dovrebbe essere prossima anche tutte le procedure per i ricollocamenti all'estero. Lo scorso 19 maggio la Commissione ha indetto una videoconferenza con gli Stati membri disponibili, Germania, Francia, Irlanda, Finlandia, per riaprire ufficialmente la ricollocazione necessaria perché vengano trasferiti in Europa. Anche i 79 migranti sbarcati dalla nave Marina a Porto Empedocle lo scorso 9 maggio saranno destinatari di procedure di ricollocazione. Sono inoltre in fase di preparazione, secondo gli standard di sicurezza sanitaria, anche le visite delle delegazioni francesi e tedesche per le interviste dei migranti sbarcati dall'Ocean Viking. Segnalo che è stata effettuata la prima partenza post-Covid di 59 beneficiari verso la Francia. E quindi fanno sempre parte di quel numero di migranti ricollocabili e ricollocati proprio in virtù dell'accordo fatto a suo tempo a Malta. Un tema di più ampio respiro è sicuramente quello delle politiche migratorie, con riferimento alle iniziative intraprese in ambito europeo. È un dato acquisito come la pressione migratoria rappresenti una sfida che riguarda tutta l'Europa, quindi non solo l'Italia, ed è un processo che va gestito con una visione, con un disegno che passa necessariamente da un approccio anche con gli altri paesi europei. E abbiamo lavorato proprio con questa consapevolezza per rendere sempre più costruttivo il rapporto con i paesi membri, con la Commissione europea, con l'obiettivo di avere una nuova politica migratoria che non può che svilupparsi su una duplice dimensione che riguarda i paesi europei ed anche assolutamente extraeuropei.
Per quanto riguarda i rapporti tra i Paesi membri, emerge la necessità di elaborare un quadro di nuove regole, sempre più ispirate al principio di solidarietà. È quello a cui noi tendiamo, che si arrivi a un meccanismo di ricollocamento obbligatorio tra tutti i 27 paesi europei, come sancito questo principio di solidarietà dall'articolo 80 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. E mi preme anche segnalare come la nuova Commissione europea abbia annunciato un rilancio della riforma del sistema comune d'asilo e si appresta a pubblicare un nuovo patto su migrazione e asilo. Il nostro Paese, ovviamente, in particolare il Ministero dell'Interno, che ha costanti rapporti con la Commissione europea, quindi non ha mancato di fornire un contributo di idee, di proposte, coagulando anche un consenso dagli altri paesi europei mediterranei che sono maggiormente esposti al fenomeno migratorio. E questo, le proposte riguardano non solo la specificità della gestione delle frontiere marittime e il superamento del principio della responsabilità dello Stato di primo approdo, ma anche le regole a cui gli Stati di bandiera delle navi private che svolgono attività di soccorso in mare dovrebbero attenersi e sulle quali insomma, abbiamo ricevuto dei segnali positivi da parte della Commissione europea, perché noi abbiamo preparato un protocollo operativo che abbiamo mandato alla Commissione e che verrà esaminato e inviato a tutti i 27 paesi per stabilire delle regole precise anche nel caso di soccorso, dei soccorsi in mare. Quindi le proposte e le iniziative si basano su concreti passi avanti e quindi voglio anche evidenziare che la Commissione europea sostiene il meccanismo di Malta e noi pure riteniamo che qualunque iniziativa non possa che partire da quell'accordo, perché non sarebbe sicuramente non aderente alle esigenze degli stati di primo approdo, qual è l'Italia. Quindi non sarebbe assolutamente accettabile, abbiamo chiaramente fatto presente agli altri 27 paesi che per noi sarebbe inaccettabile ritornare, cioè arretrare anche di poco rispetto a quell'accordo. Per quanto riguarda poi i rapporti con i paesi extra Europa, appare indispensabile, secondo noi, che venga assolutamente approfondito il dialogo con i paesi terzi d'origine e transito dei flussi migratori. E quindi va in questo senso l'iniziativa che abbiamo assunto di promuovere una videoconferenza tra i paesi maggiormente sensibili a questi temi, Francia, Germania, Spagna, Malta, affiancati dalla Commissione europea, e i paesi della sponda africana, Libia, Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania, per cui abbiamo proposto questa conferenza e la Commissione europea ha ben accolto questo invito e ha dato a noi la responsabilità dell'organizzazione dell'evento che dovrebbe avvenire nel mese di luglio. Si tratta di un primo confronto strategico per individuare le attività e le progettualità per rafforzare la nostra capacità di contrasto delle reti dei trafficanti di esseri umani. Il ruolo che l'Europa è chiamata a svolgere io ritengo che sia di fondamentale importanza, perché la promozione dei diritti umani sono obiettivi che possono essere raggiunti attraverso una piena assunzione di responsabilità da parte di tutti i paesi europei, perché l'iniziativa non si esaurisce quindi sul piano multilaterale, ma ha necessità di spaziare tra tutti i soggetti interessati al fenomeno.
La nostra azione resta focalizzata anche al piano bilaterale e quindi oltre al dialogo che noi abbiamo da sempre con la Tunisia e anche con la Libia, intendo perseguire l'obiettivo di un rilancio della collaborazione con l'Algeria, anche tenuto conto che dall'inizio dell'anno sono pervenuti 427 cittadini di nazionalità algerina e quindi riprendendo le fila di un accordo che è stato firmato nel 2000, che ha avuto efficacia a decorrere dal 2006 e che necessita di essere ulteriormente ripreso come tipo di rapporti con l'Algeria, per cui è un obiettivo questo che mi sono data proprio in relazione agli arrivi, anche se diciamo dall'inizio dell'anno sono 427, però effettivamente abbiamo riscontrato, come diceva il Presidente, che in quest'ultimo periodo c'è stato un incremento rispetto all'anno scorso. Quindi è ovvio che la politica migratoria è costituita da un complesso di fattori e quindi io ritengo che siamo giunti ora a una fase importante, a una fase cruciale per le scelte che l'Europa vorrà adottare proprio su questo ambito. E io quello che dico sempre è che questo è un segnale per dire che l'Europa esiste, perché quando ci sta solidarietà, altrimenti non ha senso parlare di Europa se non si fanno e non si, ci sta una responsabilità comune tra tutti i paesi che ne fanno parte. In questa prospettiva, torno a ribadire, per noi è essenziale il riconoscimento della specificità delle frontiere marittime, che è come dicevo prima, che deve necessariamente andare insieme al principio di ricollocamento obbligatorio di coloro che sono giunte sulle nostre coste. In questi anni abbiamo maturato una vasta e approfondita coesperienza in campo migratorio, vivendo periodi di crisi, di forte pressione, senza ricevere però l'auspicato sostegno, questo dobbiamo dirlo, non sempre da tutti gli Stati. E quindi ritengo quindi che sia importante lavorare con l'obiettivo di un meccanismo europeo comune che si fondi su una rafforzata cooperazione con i paesi terzi attraverso la previsione di un ruolo operativo dell'agenzia Frontex. Con riferimento a tutti i rimpatri, e qua parliamo dei rimpatri volontari assistiti e corridoi umanitari, ricordo che gli stessi sono al momento sospesi a causa dell'emergenza. Il Ministero dell'Interno è comunque impegnato nella fase di selezione dei prossimi beneficiari del programma di reinsediamento in relazione all'impegno 2020-2021. Si rammenta che dal 2015 ad oggi sono stati reinsediati in Italia 2.510 rifugiati da Giordania, Libano, Libia, Siria, Sudan, Turchia. L'emergenza sanitaria ha determinato anche inevitabili rallentamenti anche nella prosecuzione dei rimpatri volontari assistiti, che comunque nel 2020, e parliamo dei primi mesi del 20 ovviamente, sono stati pari a 103, come numero, 103 unità. A risentire quindi sono state delle misure restrittive, sono state anche le attività che prevedono movimenti nel territorio nazionale ed estero e quelle che necessitano di un contatto diretto con i destinatari delle progettualità. Quindi per tutti i progetti le partenze risultano ancora non realizzabili anche a causa della cancellazione di molti voli verso paesi di origine. Proseguono i servizi di assistenza al ritorno garantiti in Italia, realizzati in via telematica, nonché la formalizzazione delle richieste di rimpatrio volontario e la trattazione delle stesse da parte delle competenti autorità. Vorrei parlare ora dello spazio Schengen, che era una delle richieste che era stata formulata.
L'Italia, quindi, come ho detto all'inizio, è stato da apripista perché il 3 giugno ha mantenuto ha aperto le proprie frontiere che erano chiuse per l'emergenza pandemica. Alcuni Paesi membri attuano il ripristino delle verifiche di frontiera per periodi di lunga durata e con motivazione correlata al rischio terroristico ai movimenti di migranti irregolari, in particolare l'Austria, Danimarca, Norvegia e Svezia, dal 12 maggio scorso, per la durata di 6 mesi, hanno ripristinato il controllo alla frontiera con alcuni Paesi limitrofi in ragione dei flussi migratori secondari a causa del rischio di infiltrazioni di soggetti collegati al terrorismo e al rientro dei foreign fighters. In realtà la Francia ha introdotto la misura del ripristino dei controlli alle frontiere anche in tempi antecedenti alla misura del Covid, all'emergenza Covid, vale a dire dopo gli attentati di Parigi del 2015. È stata rinnovata questa decisione sino al 31 ottobre 2020 in ragione sia delle motivazioni che l'avevano che avevano dato origine alla misura, ma anche tenuto conto della necessaria prevenzione della diffusione del virus. D'intesa con l'Italia sono stati chiusi 4 valichi minori montani per razionalizzare i controlli da entrambe le parti e sono state adottate unilateralmente da parte francese alcune restrizioni alla circolazione nell'area di Ventimiglia, però questa misura, dopo anche interventi da parte del nostro Paese, sono stati revocati lo scorso 3 giugno e dal 15 giugno anche gli spostamenti dall'Italia alla Francia non sono più soggetti ad alcuna forma di limitazione. Dal 1 gennaio al 25 giugno sono stati rintracciati 223 stranieri irregolari ed eseguite 261 riammissioni attive verso la Francia e 81 riammissioni passive dalla Francia. Con riferimento alle frontiere tra Italia e Austria, segnalo che a partire dall'11 marzo 2020, in considerazione della minaccia ordine e sicurezza interna rappresentata dal Covid-19, sono stati ripristinati i controlli alle frontiere interne terrestri, chiudendo taluni valichi minori per canalizzare il traffico in quelle maggiori fino al 15 giugno 2020. Dal giorno successivo l'Austria ha comunicato la revoca delle restrizioni all'ingresso per i movimenti provenienti dall'Italia, procedendo contestualmente alla riapertura di tutti i valichi. Per l'anno 2020 i dati relativi alle zone di confine fanno registrare 201 stranieri irregolari rintracciati, 25 riammissioni attive e 23 riammissioni passive. Discorso diverso va fatto per la Slovenia, che pur non adottando la misura del ripristino dei controlli alle frontiere interne, dal 12 marzo scorso ha disposto la chiusura al traffico dei valichi minori al fine di canalizzare i controlli sanitari in quelli maggiori. Detta misura è stata adottata nei confronti di tutti i paesi confinanti e da ultimo, con decorrenza 15 giugno 2020, sono state revocate tutte le restrizioni all'ingresso per i movimenti provenienti dall'Italia. Nel corso di una riunione operativa in Slovenia, svoltasi il 25 maggio scorso, è emerso che dalla fine di aprile si è registrata una ripresa dei flussi migratori e in particolare nell'area balcanica stazionerebbero un numero elevato di migranti, di cui una parte in Bosnia, altra in Serbia e circa un numero elevato, 50.000, in Grecia. In considerazione di ciò, tenuto conto anche della fine del lockdown, sono state riattivate le pattuglie miste italo-slovene
E si è dato avvio ad una sperimentazione congiunta di droni per consentire la tempestiva individuazione dei migranti lungo la fascia costiera, la fascia di confine. Si è concordato anche con la Slovenia di dare piena attuazione ad un accordo già in vigore da anni che prevede la riammissione degli stranieri irregolari rintracciati sul confine italo-sloveno che risultano positivi alle verifiche nel database europeo delle impronte Eurodac. Dal 1 gennaio al 25 giugno sono stati rintracciati 1.612 cittadini stranieri in posizione regolare, sono state eseguite 343 riammissioni attive e 9 riammissioni passive. In relazione ai rapporti con la Svizzera, dal 13 marzo 2020, a causa dell'emergenza Covid, lo Stato elvetico ha ripristinato i controlli alla frontiera interna terrestre con l'Italia per la durata iniziale di 10 giorni, consentendo l'ingresso soltanto alle persone che avevano il permesso di soggiorno svizzero per motivi di lavoro oppure in situazioni di gravi necessità. Tale decisione è stata estesa fino al 15 giugno 2020 nei confronti di tutti i paesi confinanti. E al fine di canalizzare i controlli in ingresso, la Svizzera ha disposto con decisione unilaterale la chiusura di taluni valichi minori al confine italo-elvetico. Attualmente tutti i valichi sono stati riaperti. Nel periodo 1 gennaio-25 giugno 2020 sono stati rintracciati nella zona di confine 100 stranieri irregolari, sono state eseguite 57 riammissioni attive e 564 riammissioni passive. Per quanto riguarda le misure di controllo, quasi terminato, con appositi regolamenti del Parlamento europeo sono stati istituiti sistemi di controllo dedicati da utilizzare in connessione con quelli già esistenti, sistema informativo Schengen SIS. I predetti sistemi saranno operativi dal 2022, ma sono immediatamente vincolanti le disposizioni propedeutiche alla loro realizzazione. L'ES sarà volto a garantire l'individuazione dei soggiornanti fuori termine, nonché l'identificazione delle persone privi di documento nello spazio Schengen. Presso i porti caratterizzati da maggiori problematiche, soprattutto per carenza di spazi utili, il Ministero dell'Interno è all'opera per individuare le soluzioni organizzative più efficaci, anche in relazione all'individuazione delle infrastrutture necessarie. Presso gli aeroporti, invece, dove il monitoraggio in corso sembra evidenziare un'aliquota in percentuale molto più bassa di cittadini di paesi terzi titolari di permessi di soggiorno, la programmazione è in via di completamento per l'anno 2020. La programmazione avviata di dotare tutti gli uffici di frontiera dell'area di varchi elettronici. Ricordo inoltre che il 12 settembre 2018 è entrato in vigore il sistema europeo di informazione ed autorizzazione ai viaggi che sul modello dell'ESA degli Stati Uniti si applicherà ai cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto che fanno già ingresso nell'area Schengen per soggiorni la cui durata non sia superiore a 90 giorni. Nell'ambito dell'attività di controllo delle frontiere esterne dello spazio Schengen, un focus particolare merita l'attività di sorveglianza marittima delle coste nazionali gestita e coordinata dal Ministero dell'Interno con l'agenzia Frontex. Particolare importanza riveste l'operazione di pattugliamento congiunto marittimo Themis per il controllo dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo centrale. Nel piano operativo dell'operazione Themis spiccano le seguenti novità rispetto alla precedente missione Triton.
una ridefinizione dell'area operativa che include esclusivamente l'area SAR italiana, mantenendo comunque nell'ambito di Eurosur la sorveglianza aerea prefrontaliera attraverso l'impiego del MAS anche sulle acque territoriali, fino al limite di acque di competenze tunisina e libica. La clausola dello sbarco dei migranti nella nazione ospitante, l'operazione, riguarda soltanto gli eventi di soccorso che si verificano in tale area operativa, limitatamente agli interventi effettuati dagli assetti partecipanti all'operazione. I migranti soccorsi al di fuori dell'area operativa devono essere gestiti secondo le norme di diritto internazionale, quindi non verranno in Italia. Nel corso degli incontri bilaterali tra l'Italia e l'agenzia Frontex, il nostro Paese, anche grazie ai finanziamenti europei, ha sensibilizzato l'attività di cooperazione con la Libia, che è uno dei Paesi più vulnerabili dell'area del Mediterraneo. È stato proposto il sorvolo delle acque SAR libiche con il servizio di sorveglianza aerea multiuso che viene fornito dall'Agenzia per supportare l'Italia nell'attività di controllo. Per quanto riguarda il traffico, il contrasto al traffico dei migranti, va rilevato che abbiamo sviluppato capacità investigative in ambito internazionale. Ricordo come lo SCOP della Polizia di Stato sia in prima linea nella fondamentale attività di contrasto delle organizzazioni criminali transnazionali dedite al favoreggiamento dell'immigrazione irregolare. Collabori anche con analoghi organismi investigativi europei come Europol. I punti centrali della nostra strategia possono sintetizzarsi in tre assi: promuovere partenariati operativi con i paesi africani finanziati dall'Unione Europea, accelerare l'utilizzo di piattaforme di scambio informativo tra forze di polizia e agenzie europee, potenziare il ruolo di Frontex sull'attività di prevenzione e controllo delle possibili minacce alla sicurezza delle frontiere comuni tramite l'utilizzo di tecnologie avanzate anche con paesi terzi attraverso la sottoscrizione di accordi. In tale ambito il Ministero dell'Interno ha avviato anche un'attività di collaborazione con l'Agenzia Nazionale per il Divieto di Tratta delle Persone, autorità di contrasto del governo federale della Nigeria, finalizzata a uno scambio informativo in tema di traffico di migranti e tratta di esseri umani. Segnalo anche il progetto AFIC, che è finanziato dall'Unione Europea, al quale partecipano, oltre l'Italia, Frontex, Europol, rappresentanti di Eritrea, Gambia, Marocco, Niger, Nigeria, Guinea, Libia, Costa d'Avorio, Sudan, Ghana, Senegal. In accordo con l'Unione Europea sono stati anche attivati i cosiddetti controlli secondari di sicurezza per scongiurare anche il rischio di infiltrazioni terroristiche nei flussi dei migranti irregolari, che prevedono una cooperazione rafforzata con Europol. In tale ambito, da ottobre 2018 al 30 maggio 2020, sono state sottoposte a controllo 1.826 persone, con 32 riscontri positivi nel database di Europol. A seguito delle operazioni militari turche nel nord della Siria, l'Europa ha avviato una riflessione sulla necessità di potenziare le misure per proteggere i confini esterni dell'Unione Europea attraverso un miglioramento dello scambio di informazioni tra i Paesi membri e con Europol, individuando quale strumento cruciale per monitorare il possibile rientro dei foreign fighters europei ed extraeuropei l'utilizzo del sistema di informazione Schengen SIS, anche attraverso gli inserimenti di alert relativi ai nominativi e ai dati biometrici di combattenti stranieri non europei forniti dai paesi terzi. Inoltre, il nostro Paese al momento è l'unico Stato membro dell'Unione Europea che ha processato i 2.700 nominativi e impronte di foreign fighters detenuti in Siria, inserendo 448 combattenti di nazionalità nordafricana nelle persone in cui è fatto divieto di ingresso in area Schengen.
dall'inizio dell'anno, su parere del Comitato di Analisi del CASA, Comitato Analisi Antiterrorismo, sono stati adottati dal Ministero dell'Interno 445 provvedimenti di inammissibilità sul territorio europeo per motivi di sicurezza nazionale, a fronte di 489 provvedimenti disposti negli anni precedenti. Avviandomi alle conclusioni, ritengo che doveroso, consentitemi di svolgere un ringraziamento anche alle nostre forze, alle donne e agli uomini delle nostre forze di polizia, che hanno davvero operato in maniera esemplare durante tutto questo periodo, e grazie al lavoro di queste persone, alla loro dedizione, al loro impegno, che il nostro Paese è riuscito in questo periodo difficilissimo a non sottrarsi ai propri obblighi anche internazionali nel rispetto dei diritti, della dignità e delle persone coinvolte. Occorre anche evidenziare che il sistema di governo del fenomeno migratorio si fonda sul coinvolgimento degli enti locali. Ritengo che la capacità del governo centrale debba essere quella di interpretare le istanze anche differenziate che provengono dal territorio, e quindi è indispensabile una sinergia interistituzionale che lega l'esigenza che le politiche di accoglienza siano sostenibili e inclusive, ma anche che sia assolutamente, non si possa prescindere da quelli che sono le esigenze di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza di tutti i nostri cittadini. E quindi occorre attuare delle politiche che fungano da deterrenti a forme di marginalizzazione che rischiano soprattutto nelle grandi città determinano il rischio di attrazione anche di attività illegali di soggetti appunto che vivono in situazioni di precarietà e di marginalità. Sono convinta che il futuro anche dell'Unione Europea passi non può che essere così, anche attraverso una gestione solidale, unitaria dei flussi migratori, e in questo io veramente assicuro che il mio impegno massimo nei confronti anche degli altri paesi europei, perché questo concetto di Europa venga sentito, il concetto della responsabilità, della solidarietà comune venga fatto proprio da tutti i paesi. L'Unione Europea è obbligata a confrontarsi col fenomeno migratorio, che è vero che riguarda soltanto alcuni paesi come primo approdo, o anche parliamo anche di quelli per via terrestre, però l'efficacia della risposta dipenderà dalla capacità di costruirla, quindi di costruire la risposta insieme agli altri paesi in un clima di condivisione, di scelte, di percorsi, proprio per fedeltà a quei principi in base a cui è nata l'Europa e che è guardata anche con ammirazione nel mondo. Quindi il lavoro che stiamo portando avanti mi rende fiduciosa riguardo ai risultati che potremmo ottenere. So che è una sfida a cui non ci possiamo sottrarre, che bisogna lavorare, ripeto, con tutti gli stati. Io vedo che l'atteggiamento anche da parte degli altri paesi, man mano, forse giustificata anche dalla forza dei nostri argomenti, perché è visibile a tutto quello che l'Italia come paese sta ponendo in essere come attività. Io penso che lavorando in questa direzione, cioè di condivisione di scelte, di sensibilizzazione dei paesi europei su quelle che sono le problematiche non soltanto italiane, ma alla fine sono problematiche di carattere europeo, penso che, spero che possa portare a una risposta più incisiva da parte dei 27 paesi.
Grazie, grazie Ministro. I lavori della Camera non sono ancora iniziati? Sono iniziati ora, quindi ci aggiorniamo relativamente alla riconvocazione. Ok? Abbiamo iscritto a parlare l'onorevole Di Muro, l'onorevole De Luca, il senatore Iwobi, l'onorevole Perconti, l'onorevole vicepresidente Tuzzi, senatore Zuliani, senatrice Testor. Procediamo direi possiamo procedere con i primi interventi. Intanto teniamo monitorati i lavori della Camera. Io volevo chiedere al signor Ministro, che ringrazio per la relazione, dottoressa Gallardini, la mettiamo ovviamente agli atti anche della nostra relazione, se può confermarci una disponibilità per un aggiornamento di questa audizione, dato che intenderemmo anche dare spazio ai colleghi parlamentari per interventi e per un'interazione, Ministro, con lei e con il governo, perché Se prego. volete fare nel frattempo qualche domanda, in modo Come che ne vuole, prendiamo Ministro. nota e poi io vi posso far mandare, vi mando io una relazione su tutte le domande che vengono fatte. Questa è un'altra possibilità da farlo a breve. Chiedo anche all'Ufficio di Presidenza, io Ministro, se fosse disponibile, veramente sarebbe molto utile un aggiornamento con la sua presenza, anche per poter interagire con i colleghi poi, di minoranza, di maggioranza, Faccio le domande e poi ci Camera e vediamo. Ah, sì. Senato. Ok. Quindi ci possiamo riaggiornare? Chiudiamo i lavori del Comitato, ci riaggiorniamo concordando con l'impegno di concordare una data per una nuova audizione con il Ministro Grazie. dell'Interno. Grazie Ministro Lamorgese, grazie e buon lavoro.